sei pronto a entrare dentro Narnia, fra? Sei pronto? Facciamo un viaggio. Entriamo con sto gettone, va. Yo, yo, yo. Colpetto. Altro colpetto. Oh. What's good? Sta a posto, ti senti ancora vivo? Traumatizzato un po', eh? Oh, benvenuti nell'umile dimora Metro. Allora, oggi proprio parte da paura. Con questa qua hai paura? Tipo Calimero col casco nero. Lasciamo così, bella neutrale, sennò ci metterei lì il rosso e basta. Cosa succede? Oggi è il primo giorno di riprese del video di Faida. Pezzi del puzzle. Io non l'ho mai capito. Regia mia e di Andrea. È una storia alquanto intrigante. Lei è una ragazza borghese, ha dei soldi. Lui è un ragazzetto di strada, si innamora di lei. Lei soprattutto finisce molto sotto la droga e lui cerca di salvarla, ma... Oggi siamo dentro questo fantastico locale che non vi dico dov'è, cos'è, quand'è, come ci siamo entrati, ma è speciale. Vi dico soltanto che si mangia molto bene al piano superiore. Poi qui dentro dove siamo è tutta una cosa un po' secret, quindi non posso dirvi di più. Ma lui entra da qua? Vai. Aspetta. Entra, si ferma, si guarda un po'. Tan! E la vede subito, bam! E va verso di lei. 2, 1, vai! No! 2, 1, vai! Troppo! Vai! Vai! Sì, non mi ricordo l'altra, quindi è inutile. Per esempio, ora lasciamo il barman e versa cose. Ma perché se lui sta là quando loro si prendono il dritto è più realistico? E se vuoi lui con la camicia, sennò c'è pure Andrea. Ah che... sì, lui mi va bene, dai, stasera. Ce la facciamo bastare. Faccio andare bene? Sì. Lo facciamo andare bene. Anche pure Andrea sopra fa barman. Però magliettina, no, roba su. Muscolato, che ne so, se vuoi la versata figa col jigger fatta alla mixology, frocia, hipster di oggi, lui. Sì. Se vuoi quello che cambia schiaffi e bottiglie fa non così. Non so se è Andrea. Complimento o messaggi che sono. No, sono solo due stili diversi, niente di. Tua mamma ti chiama e su quello stesso schermo inviato allo stesso momento la roba, quella è la cosa. No, è l'inizio qua e il continuo là. Però sarà più qua che là. Ah, perché c'è più spazio là? Però devi mettere lo specchio. Sì, no, lo specchio è bellissimo. Non so manco ci arriva là, come cazzo la fa a tirare da sopra. Facciamo il test, cioè in genere questi stanno così, no? Sì. A fine serata stanno tutti così. Tutti pure anche così. Così. Sì, intanto a fine serata passo, faccio. Buono. Bravi, me ne vado. Bravi. 2, 1, vai. Vai, oh, che fai da bere? Dai, vai. Vai. Bevi? Chiacchierate, chiacchierate. Sbagliano cosa che non conoscevano, ma non sapevano che metto il cuore su qualsiasi cosa. Io ogni poi si stiamo qui fuori, ci stiamo di fuori, ci stiamo di fuori. Penso che lo stai vedendo. Dai, che cazzo. Dimmi. Allora, ti resta slime. Dai, che muore, poraccio. No, mamma mia, ce la fa benissimo. Allora,
loro sono nel fervore della cosa, dovete essere pure sfacciolati, ovvero distratti in un momento, ci fermo e a chi ti la botta, e si metti giù quella. Esatto, come la fine, ti dico io, usiamo la cosa, il tip del telefono, okay. Usiamo il tip del telefono, facciamoli pippare sul telefono, non li voglio far pippare sul cesso. E se ah. Tu stai così, dici cazzo. 2, 1, vai. I nostri Bonnie e Clyde. Devi assaggiare? It's good. Hai capito tutto? Assaggio. Oh, ci. Pignola. PS Lang sta portando il cinema a Piazza Fontana. Questo è il nostro regista, non fare lo stressato. Stava a portare il cinema via lui. Il messaggio, guardi il telefono, rispondi e vai verso là per truccarti, ok? Luca de merda. Manda un messaggio. E il messaggio, ci! Momento che ho stoppato, ovviamente. Vai, esatto, rispondi. Svegliati. Siediti. Guardala, anche tu. Siediti tu. Però è andata molto bene, è stata molto bella anche l'atmosfera che si era creata di musiche e di luci, contentissimo. Io Simone, taci un'ora persa nel nulla. E bam, si gira verso sinistra, bam, si gira sul posto, dico, sul posto, si mette io. Stressante una cifra. Centrale, torna indietro, vabbè, pronti. Devi ripartire, Pierangelo, ti sei messo un occhio laterale. Io mi mando a farli cadere, un attimo. Cadi? Cadi? Dai, via. Dai. Ce l'abbiamo fatta. E ho freddo. Grandi cazzo, i miei fottuti attori. Abbiamo fatto Hollywood a Don Bosco. In questa via non possiamo farla, eh? Dobbiamo cambiare via. Allora, fammi pensare. Una via bella grossa. Vai. Due cuori incrinati, passati pesanti, so dove portarti. Via anni luce da questi terrestri che tirano avanti. Sopra il mio drago voliamo, stelle di neon su di noi tremolanti. Tremare sul serio, scovare in silenzio. Nascosti dal mondo, nascondimi in tempo, disordine dentro. Tu che ridevi ogni volta se facevo le flessioni in quella tua bella casa nel centro. Io che non stavo mai sotto, neanche nel sesso. Perché quelli come me quando cascano non trovano mai il tappeto. Pezzi nel puzzle. Sei così fatto oramai che non capisci più un cazzo. Io sempre più pazzo. Sali. Fai, da tutto molto bello? Yes. Racconta quello che è successo fino adesso che non abbiamo svloggato. Niente, questa diciamo è la metafora del mio io interiore che deve combattere con l'industria del mercato musicale. Sono The Game, però erano troppi e quindi però sono ancora così che posso cantare, quindi è positivo, molto positivo. Filate sotto sta moda. Il pezzo, esatto, il pezzo si chiama Persi nel Puzzle, il disco si chiama T.S. Slang. Troppi stavi assieme a Balotti, forse perché volevi sapere cosa si può fare per soldi. Poi ad un tratto non stavano mai il tappeto. Pezzi nel puzzle. Guarda quell'antenna che prende meglio. Ora mi stacco, vado, mi sto cavalcando un drago. Come a soffrire.
più mi spacco. Chiudo gli occhi e prego. Su, fai. Vado, vado, Cristo, sto cavalcando un drago, drago, sanguinare quasi un lago, lago, morire senza farci caso. Dice fra me sei solo un pazzo. Vado, vado, Cristo, sto cavalcando un drago, drago, sanguinare quasi un lago, lago, morire senza farci caso. Noi solo pezzi dentro a un puzzle.